Oggi parliamo di sindrome fibromialgica qui al municipio di Varese, parliamo di una patologia che per tanto tempo è rimasta invisibile e che adesso gradualmente tutti stanno conoscendo perché anche grazie all'impegno della nostra associazione dell'AISODV e anche di medici competenti gradualmente è entrata nella penna prescrittiva e di diagnosi dei medici di medicina generale e anche dei medici specialisti. Sono pazienti che per anni sono stati, è stato reso difficile per loro essere riconosciuti come malati perché per molti medici erano ipocondriaci, erano pazienti di tipo psichiatrico, ma adesso abbiamo compreso bene i meccanismi del dolore, dell'onociplastico, che in qualche modo alterano la nostra percezione del dolore e anche in assenza di una vera e propria patologia organica possono generare dei sintomi, dei segni clinici che noi chiamiamo sindrome fibromialgica. I sintomi che caratterizzano di più questa malattia sono il dolore muscoloscheletrico diffuso, la stanchezza soprattutto durante il giorno, sia fisica che mentale, le alterazioni del sonno, spesso questi pazienti si alzano al mattino che si sentono ancora affaticati e in alcuni casi anche i disturbi neurocognitivi. Sono pazienti che hanno difficoltà a concentrarsi per tempi lunghi e spesso hanno difficoltà anche nella verbalizzazione delle loro attività sociali, lavorative. Professore, appunto la difficoltà, visto tutte queste caratteristiche, è appunto rilevarla, no? Come malattia. Sì, esatto. Rispetto ad altre. Sì, siccome non abbiamo dei marcatori di malattie, dei biomarcatori, come ad esempio c'è nelle malattie infettive e in altre patologie, chiaramente la storia clinica è quella che ci deve orientare alla diagnosi. Si è perciò introdotto questo nuovo concetto di dolore nociplastico, cioè di un dolore in cui è una modificazione della soglia di percezione del dolore somatosensoriale, per cui è della caratteristica della sindrome fibromialgica. Il problema è che questi malati, queste patologie, una volta che compaiono, tendono a durare molto a lungo, anche da un punto di vista farmacologico, non farmacologico, abbiamo terapie che funzionano ma fino a un certo punto, perché è molto importante che il paziente impari ad apprendi a gestire la propria malattia, le energie che gli rimangono, che questa malattia gli mette a disposizione e soprattutto di studiare una strategia precisa sulla propria sindrome, cioè in qualche modo un aspetto di self-management, di autogestione, che comprenda sia trattamenti farmacologici che non farmacologici, per cui il medico diventa lo specialista, diventa una specie di regista di questo paziente che in qualche modo conduce la strategia terapeutica. Ma si può guarire? Ma ci sono molti pazienti in cui la malattia va in remissione clinica o in bassa attività di malattia, molto proprio dipende dall'entità del problema e dalle comorbidità. È chiaro che se un paziente ha comorbidità importanti o altre patologie, ad esempio un disturbo di tipo psicoaffettivo rilevante, diventa più difficile gestire questa malattia. Però l'ambiente familiare è importante. Beh, certo, questa è una patologia che sostanzialmente riconosce nel disturbo post-traumatico da stress una delle cause fondamentali. E molti dei nostri pazienti vengono da situazioni di psicopatologia familiare, ci sono dei modelli familiari come il doverismo, come l'affettività, come gli abusi, che in qualche modo giocano un ruolo importante perché rendono il paziente fibromialgico, ad esempio in adolescenza, con poca autostima e spesso diventano degli iperattivi che poi diventano ipoattivi quando la malattia prende sopravvento e l'assetto neuroendocrino non è più in grado di spingere verso una iperattività. Perciò è una malattia molto complessa e molto interessante anche da studiare. Quello che noi cerchiamo di fare con questi incontri è quello di equipaggiare il paziente alla conoscenza della malattia e alla corretta gestione di quelle che sono le possibilità terapeutiche. E questo ovviamente il paziente è quello che deve decidere, perché in fondo il dolore gli appartiene, però è difficile da misurare un dolore che è di un altro, o la fatigue, ma possiamo aiutarli a studiare una strategia vincente che gli consenta di fare una vita più possibile vicino alla normalità, sia degli aspetti lavorativi, sociali che familiari.